Sono giornate caldissime di calciomercato, una Juventus scatenata sul mercato si sta muovendo su vari fronti e oggi abbiamo il piacere e l'onore di parlarne con Giovanni Albanese, giornalista della Gazzetta di Sport Italia, insomma, un giornalista a 360 gradi che abbiamo il piacere di avere qui su FCM News Sport. Ciao Giovanni e buongiorno. Ciao, ciao, grazie, ben trovato, un piacere. Ecco, abbiamo parlato di quello che poteva fare Calafiori eventualmente in questa Juventus, comunque il ruolo che poteva avere. Quando però è saltata la trattativa di Calafiori, si è pensato ad un nome, ossia quello di un giocatore che tu comunque avevi già in qualche modo in rosa, ma che sembra destinato alla partenza, ed è Huijsen, difensore molto giovane, che è stato in prestito l'anno scorso alla Roma per la seconda parte di stagione, e che però sembra essere stato messo sul mercato, insomma, la classica pedina per poter in qualche modo sbloccare il mercato poi in entrata. Ecco, ti dico, ma la valutazione di Huijsen, secondo te, perché si è passati all'anno scorso in cui non si riteneva pronto e c'era Allegri, quest'anno con Thiago Motta continua a non essere considerato un giocatore pronto per quel tipo di palcoscenico. Ecco, ti dico, e ti chiedo, è una Juventus che è vicina a cedere Huijsen? E se sì, le cifre quali sono? Perché anche da quel punto di vista io ho avuto qualche dubbio, cioè addirittura all'inizio si parlava di 30 milioni. Però ti dico la verità, magari ce lo diciamo tra noi senza farlo sentire lì zona Parigi. 30 milioni mi sembrano troppi per quello che ha fatto vedere nei 6 mesi a Roma, francamente. Cioè, siamo sicuri che è un prospetto interessante, però 30 milioni di euro io dovessi giudicare i soli 6 mesi alla Roma, non darei io 30 milioni alla Juventus per questo Huijsen, posto che in futuro potrà fare qualcosa di importante. Ecco, secondo te è un'operazione che si chiuderà a breve? Ci sono possibilità di poter vedere questa operazione come lo sblocca mercato per poi il resto degli acquisti? E soprattutto a che cifre si può chiudere un'operazione con Huijsen protagonista? No, io credo la pedina che possa sbloccare la seconda fase del mercato della Juve sia Sulè, perché il Leicester vuole fare sul serio e a inizio settimana potrebbe rilanciare ulteriormente l'offerta che ha già presentato, i 25 più 5 di bonus, e quei 30 invece potrebbe garantirli e aggiungere degli ulteriori bonus. A quel punto, avvicinando la quota dei 40 milioni che la Juve chiedeva e riteneva cifra congrua per mettere in discussione il calciatore, e secondo me ci sono presupposti per chiudere. Thiago Motta avrebbe voluto trattenere rosa Sulè, vedendolo idoneo per il suo gioco, però poi ci sono anche esigenze legate al mercato, e qui mi leggo ad un altro aspetto. È vero che le valutazioni le fanno gli allenatori, assolutamente sì. Però c'è anche chi organizza l'intera area sportiva. Su Huijsen, per esempio, Cristiano Giuntoli si è già esposto in tempi non sospetti, quando a gennaio scorso ha incontrato il suo entourage e gli ha descritto il percorso che vedeva per il calciatore, cioè un anno e mezzo di prestito per poi rientrare nell'estate 2025 ed essere valutato per rimanere alla Juventus. Lì il giocatore e l'entourage hanno mostrato una divergenza di idee tra loro ancora prima che con la Juventus, tant'è che Huijsen sta cambiando procuratore. Dopodiché saltò la trattativa col Frosinone, lui vuole andare alla Roma. Io credo abbia anche sbagliato ad andare alla Roma, perché è vero, le prime partite le ha anche giocate, ma l'ultimo mese l'ha trascorso fuori. Tre partite in panchina, l'ultima in tribuna. Dopodiché, Huijsen, rientrando, ha già fatto sapere che vuole un contesto prestigioso, sin da subito, ritenendosi lui all'altezza del contesto prestigioso. La Juve a quel punto non vuole disperdere il talento, non lo vuole svendere, è disposta a cederlo a una cifra congrua. Da qui i 30-35 milioni per Huijsen. Perché nella valutazione del calciatore non guardi solo al presente, ma anche alla prospettiva, e ovviamente non vuoi vivere o non vuoi costruirti un rammarico futuro. Quindi è Certo. questa la valutazione di Huijsen. Fin qui, in effetti, sono arrivati dei sondaggi da parte di club importanti. Ha bussato alla porta della Juve lo Stoccarda, il Bayern Monaco, il Borussia Dortmund, soprattutto. Parlavi del Paris Saint-Germain, tutto vero. Ma sono offerte che non sono andate oltre i 20 milioni ad oggi. Dopodiché non dobbiamo fare un altro errore.
continuo a sentire quasi la descrizione dell'incastro Calafiori-Hausen, ma anche qui, ragazzi, sono giocatori totalmente diversi. Non è così scontato che Hausen faccia lo stesso percorso di Calafiori, ma semplicemente certo, perché tutto parte da una predisposizione. Calafiori si è messo a disposizione di Thiago Motta. Oggi Hausen sembra volersi mettere meno a disposizione, non di Thiago Motta, ma in generale di chiunque, volendo fare un altro tipo di percorso. Ecco perché la Juve non vuole ostacolarlo, ma non vuole neanche perderci eventualmente nel cederlo. Tutto questo ci riporta anche ad un'altra grande realtà che purtroppo è un'arma a doppio taglio. Hausen ha un mercato molto particolare in Europa, è però un giocatore che la Juve è disposta a cedere per quei parametri. È difficile che Hausen a questo punto trovi la collocazione in Serie A in prestito, è difficile che oggi accetti di ridimensionarsi rispetto al percorso che lui ha in testa. Quindi adesso l'esercizio che deve fare la Juve da qui a fine mercato è convincere il ragazzo a trovare la migliore collocazione possibile, ma dovendo ragionare sui valori economici. È per questo che c'è adesso il tira e molla, perché il Paris Saint-Germain ha capito benissimo che ha in mano Hausen, perché ha ragionato sulla testa, come fece Mourinho a gennaio, anzi a dicembre, a fine dicembre, quando Hausen era lì a Frosinone a cercare casa, lo chiamò Mourinho e gli disse: vieni alla Roma che ti faccio giocare. Quindi quando sei di fronte a questi giocatori qui, avranno tutto il talento necessario per arrivare a determinati livelli nel calcio internazionale, però non riesci ad ostacolarli in determinate scelte, però non devi perderci. Ecco perché siamo arrivati a un compromesso in cui è in uscita e la Juventus adesso aspetta, perché non vuole svalutare il prezzo di Hausen. Cioè, quindi mi stai dicendo che c'è anche un aspetto comunque caratteriale che magari non è fatto entusiasmare. Magari qualcuno lo ha potuto avere anche intravisto in quella famosa esultanza nel gol proprio fatto con la Roma al Frosinone, che fece davvero infuriare tutti, perché comunque il Frosinone non, lì tutti sono rimasti basiti del fatto che non solo ci hai rifiutato, ma pure fai un'esultanza del genere. Lì forse qualche cosa la potevamo intravedere. Quindi tu mi dici comunque 20 milioni ad oggi per la Juve sono pochi di fronte a un'offerta, certo, i 20 sono comunque considerati pochi. La Juve di fronte a un giocatore 25. Che negli ultimi 2-3 mesi ha fatto scelte radicali, non dico discutibili, però molto significative. C'è Hausen, che è nato in Olanda, genitori olandesi, ha deciso di andare in nazionale spagnola. Sì. Cioè, quindi io credo lui sia in una fase in cui vuole ottimizzare determinati passaggi. La Juve in questo momento non può ostacolarlo più di tanto, quindi ne fa più una questione economica a questo punto.